Ciao ragazzi, bentornati su Pokémon Diamante Lucente. Nello scorso episodio abbiamo iniziato l'avventura partendo... Purtroppo non abbiamo una mappa, quindi vabbè. Siamo partiti da due foglie e siamo arrivati... a Sabbia Fine, dal professor Rowan, che ci ha detto di iniziare il viaggio. E abbiamo iniziato il viaggio con il nostro... Turtwig. E abbiamo anche catturato il primo Pokémon. In realtà il secondo, ma in realtà lui è il nostro primo membro, Rydraptor. E Bidoof, lo schiavo MN. Comunque, in questo episodio andremo verso Giubilopoli. Perché? Perché dobbiamo consegnare il pacco di berry e non abbiate doppi sensi. Comunque, vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o non mi piace e iniziamo l'avventura. Allora, percorso 219, se mi ricordo da queste parti c'era uno strumento. Un bellissimo antidoto, che è utile. Allora, soprattutto se si ha un tipo erba. Comunque, andiamo avanti nell'avventura. 202. Ti prego, liberami dal tutorial, no! Oh, che sbadata, non ti ho ancora... non ti ho ancora fatto vedere come si cattura un Pokémon. Lo so come si catturano, mio Dio! L'ho catturato i due nello scorso episodio! Oh, è apparso Bidoof. Vai, Piplup! Oh, mamma mia, com'è carino però, Piplup! Botta! Prima mettere la mossa. Fammi andare avanti, questa cosa la sappiamo. Uffa. Però devo dire una cosa molto particolare. Ok, i suoi PS sono bassi. Lo sappiamo che ora lanci la Pokéball. Devo dire, ovviamente qua, lei fa vedere la strada più lunga. Devo dire, il design di Piplup è molto più ora è particolare da dire, ma elaborato. È molto più elaborato di quello che sembra. Cioè, a vedere per me. Cioè, ha più tocchi. Cioè, il mantellino, se si può dire mantellino che ha sulla schiena, è fatto quasi bene. Quasi bene? È fatto bene, insomma. Visto? Non è male, eh? Non male, eh? In realtà sarebbe meglio far diminuire i PS del Pokémon da catturare più di quanto non abbia fatto io. È importante far abbassare i PS del Pokémon il più possibile. Un Pokémon in buona salute è molto difficile da catturare. Un altro modo per rendere i Pokémon più facili da catturare è addormentarli o causargli altri problemi di stato con delle mosse. Questo è quanto, e per cominciare ti darò io delle Pokéball. Portando con te molti Pokémon, potrai viaggiare con maggior serenità. E sarà anche molto più divertente andare in giro in loro compagnia. Ok, devo andare. Ci vediamo! Comunque, solo per dirvi, sto registrando letteralmente subito dopo lo scorso episodio. Quindi, spero che l'episodio di ieri, che in realtà è di oggi, esca in tempo. Allora, tanto per voglio... perfetto. Far allenare un po' Rydraptor. Per favore, possiamo andare? Dimmi, ti prego, che non sei a livello 2, sarai a livello 3. Lo sapevo. Allora, Turtwig. Ovviamente, piccolissima cosa. Se dovrò curarmi... Taglierò il segmento. Nel senso, prendo, vado a curarmi e poi ritorno sul posto. Se ovviamente non è una cosa lunghissima da fare. Voglio vedere Fogliame, tanto per... Brutto colpo! No. Però ha fatto veramente tanto. Cioè, ricordiamo che il mio Turtwig ha l'attacco fisico ridotto.
Quindi gli ho fatto veramente tanto. Intanto azione. Cioè, nel senso, ha l'attacco ridotto per via della natura. Poi attacco ancora più ridotto, quindi wow. Grazie a questo Starly. Però devo dire che è più, ecco, è più elaborata la l'intelligenza artificiale. Cioè, sta utilizzando anche le mosse per le status, per le statistiche. Cioè, è molto particolare ora. Fogliame, ok, non ha brutto colpo. Ti prego Tartwig, mandalo KO. Ok, ruggito. Ci vorrà un'eternità, penso. E siamo quasi a 10 minuti, muoviamoci. Ok, grazie Tartwig. Allora, livello 19, perfetto. Ah, che bello, guardate. Guardate l'attacco fisico come sale. Bidoof a livello 3. Non dovresti imparare nulla. Esatto. E adesso siamo ritornati qua. Ti prego non farmi rincontrare Pokémon. Perfetto. E adesso primo allenatore. Quanto mi è mancata sta canzone. Quanto mi è mancata. Sei un allenatore di Pokémon? Anche io sono un allenatore. I nostri sguardi si sono incrociati, quindi c'è una sola cosa da fare. Lottare! Scusate, ma sto lacrimando dagli occhi, non potete vederlo, ma... Oh mamma mia. Allora, Tartwig. Allora, sei al livello 5 te. Dovresti avere attacco d'ala. Il che è un problema. Però ovviamente sei intelligente e usi azione. Azione tanto per. Potevo usare ritirata. Ma giudicare che mi diminuisce le statistiche sarà un po' un problema. Allora, vai. Te hai anche azione che è stab e fa molto più male. Ok, vai. Comunque... Ok. Mentre andavo al centro Pokémon ho pensato una cosa. Attacco rapido. Questo fa veramente male, brutto colpo addirittura. Dicevo, ho pensato una cosa, per quello che avevano detto delle MN. Non. Ok. Se crittavi era seriamente illegale. No, c'è pericolo di crit. Me ne ha date 10, wow. Non le ho comprate. I miei soldi sono quelli, me ne ha date seriamente 10. Non dirmi che hanno dato gli oggetti in più perché sanno che il gioco è difficile. Cioè, mamma mia. Allora, ruggito. Ok, quanto ho l'attacco? Me lo fa vedere? No. Non mi fa vedere i Pokémon. Cioè, aspetta. Posso vedere? Non fa vedere le statistiche. Aia. Questa è un po' brutta come cosa. Intanto vabbè, usi ruggito, ma ti ho sconfitto. Cioè non fa vedere quante volte le statistiche sono state diminuite. Questa è una bella cosa da ricordare, nel senso. Comunque dicevo, grazie. Quanti level up di Raptor? Di Ride Raptor. Avrei forse dovuto chiamarlo Raptor e basta. Livello 10. Livello 4 di Bidoof. Però... Ah no, era al livello 5, imparava attacco rapido. Ok, sconfitto. Troppo forte, troppo forte. Ok. Intanto consigli. Quando i Pokémon danno un'esperienza di quelli, ok. Più farai lottare i tuoi Pokémon, più forti diventeranno.
I Pokémon che partecipano a una lotta guadagnano più esperienza di quelli che non partecipano. Ok, quindi alla fine c'è la cosa. Dicevo, dell'MN è stata detto che forse, per quello che ho capito, non servirà insegnare le mosse. Quindi alla fine ho catturato Bidoof per nulla. Però dai, dovrebbe esserci la cattura critica, spero. Oh, ma cosa vedo? Un allenatore, lottiamo! Allora, Teenager, ok. E mandi Bidoof. Ricordo che nello scorso episodio ho dovuto fare 3 incontri per trovare poi Starly. Allora, azione. Sei a livello 3, quindi va bene. Almeno faccio allenare un po' Starly. Wow! Quanto ti ho fatto? Si vede che è aumentato di livello. Mamma mia. Allora, mi riduci l'attacco, ma tanto ti distruggo. Vai. Vai, Ride. E via. Ah, veramente. Che ricordi. Allora, level up. Wow. Veramente wow. Attacco rapido, perfetto. Mamma mia, una stab devastante. Bidoof, continua a lottare con Raptor. Forse inizierò a chiamarlo Ride o Raptor, o uno o l'altro. Attacco rapido. Cosa? Mamma mia, che botta. Attacco rapido, ancora. E via. Ok. Oh no, ma sei imbattibile. Vabbè, ti ho solo arato con un Pokémon. Comunque, da queste parti, se ricordo, si poteva incontrare anche un altro Pokémon. Ovvero, si incontrava Bidoof e Starly, ovviamente. Però si poteva incontrare un altro, ma non mi ricordo chi. Cavolo. Aspetta, a che livello sei? Prepotenza. Che bello! Ok. Bello, mi piace. Direi no, ritiriamo Starly, Raptor e mandiamo Turtwig. Ricordo, se volete dare un soprannome a Turtwig, mettetelo in descrizione. Cioè, in descrizione, che dico? Mettetelo nei commenti e io, quando avrò l'opportunità di cambiargli il soprannome, di mettergli il soprannome, ne sceglierò uno tra tutti. O se no vi farò votare. Vedremo. Allora, foglie lama e fogliame. Ah, sono troppo vecchio. Mamma mia, sono ancora fissato che lui a livello 6 imparava foglie lama. Ok, Shinx, KO. Ah. Ok, livello 8, mamma mia. Allora, livello 6, molto bene. Forse dovrei togliere Bidoof, perché aspira esperienza dagli altri. Ma sei pazzesco! Ok. Bidoof ancora. Ovviamente, visto che questi sono i primi episodi, direi per il momento lascio la cosa. Poi ovviamente se non è un nuovo Pokémon, lo taglio, come ho fatto su Pokémon Spada. Allora, ci sono Pokémon che si fanno vedere solo di giorno, altri che escono solo, altri che escono allo scoperto di notte. Me ne starò qui ad aspettare finché non li avrò visti tutti. E dico proprio tutti. Ok. Una pozione, molto bene, molto molto bene. Allora, andiamo. Ehi, hey, Dreamer, come va con i Pokémon? Ne hai già catturato qualcuno?
Penso che staresti tranquillo se ne catturassi qualcuno in più. Qualcuno di più. A Giubilopoli c'è una scuola. C'è una scuola per allenatori. Sai cosa penso? Che dovresti farci un salto, Dreamer. Ti daranno qualche dritta sui Pokémon. Barry ci è già stato. Beh, per ora ti saluto. Ciao! Ok, questa... Giubilopoli, città gioiosa. Bellissimo il cambio di scena. Veramente bello. Forse può uscire lo screenshot. Allora, questa... Non è... Aspetta, no, fermi un attimo. Fermi. C'era qualcosa su un edificio di Giubilopoli. Ok. No. C'era qualcosa, se mi ricordo, in questi... Lo sapevo, lottando dentro... No. Ok, no, non c'era nulla. D'accordo, mi sono un po' imbrogliato, forse. O forse non era questo l'edificio. Però... Cioè, dai, spicca subito all'occhio. Allora, questa direi che è la scuola per allenatori. E qui... Mamma mia, le leggende! Direi prima curo i Pokémon. Ah, ma qui c'è una mappa! Ok, utile. Questa che è, scusa? La fanno... C'è la... La fanno già vedere? D'accordo, ok. Allora, intanto qui... cioè, d'accordo. Allora, fanno già vedere tutto. Letteralmente tutto. Ok, da una parte si sono, penso, leggermente bevuti il cervello. Cioè, quella parte non doveva essere... Vabbè. Non importa. Volevo vedere, però... c'era qualcuno da queste parti, dava qualcosa. Forse era qua? Eri tu? Esatto, abbiamo già l'amo, perfetto. Quando trovi uno specchio d'acqua, metti sì, so come funziona. Non... No, lo so come funziona. Lo so. Allora, è possibile assegnare? Ok. O non si può assegnare l'oggetto? Intanto, tu chi sei? Avevo appuntamento con il mio ragazzo sul percorso 218, ma lui non c'è. Ok. No, ti prego. Dobbiamo per forza fare così. No. Ah no, assegna, c'è rassegna. Ok, nulla. Aspetta un secondo. C'è rassegna. What? Non funziona. Non funziona, ripeto. Perché non va? Penso ci sia un errore. Ah, no! È il tasto più. Non è la tastiera. Ah, che figuraccia. Allora, voglio vedere se posso trovare... Voi sapete chi. Ok, pensavo di averlo perso. Magikarp. Allora, tanto per lo catturo, perché ovviamente voglio vedere. Vai, Pokéball.
Abbiamo 28 Pokéball. Hanno aumentato il catch rate? No! Cioè, non possono aver aumentato il catch rate di Magikarp. Mi sembra improbabile. Cioè, vabbè, non importa, non importa. Allora, attacco rapido, perfetto. Splash. Allora, vai. Notare, vi prego, lo specchio dell'acqua, l'ho notato ora. È letteralmente mobile, cioè si muove. È bellissimo, cioè è un tocco veramente bello. Vabbè, Bidoof impara a riccio scudo, non me ne frega. Magikarp. Oh mio Dio, com'è fatto. Bellissimo. Pokémon pesce. Si dice che sia il Pokémon più debole del mondo. Più debole del mondo. Nessuno sa come abbia fatto a sopravvivere. Te lo dico io. Saltando. Allora, andiamo. Mamma mia quanto siamo, sbrighiamoci. Voglio finire Giubilopoli. Tu però, il percorso... Ok. Allora, andiamo. Allora, facciamo così. Prima vado da Barry. E poi facciamo altro. Barry, ho il tuo pacco. Ah, voi due. Ehi, Dreamer. Sei anche tu... Sei anche tu qui per imparare? Io ho già memorizzato tutto ciò che era scritto sulla lavagna. In fondo, il compito di un allenatore è evitare che i suoi preziosi Pokémon si facciano male durante le lotte, no? E allora, Dreamer, qual buon vento ti porta qui? Hai qualcosa per me? Che cos'è? Wow, è una mappa città! Ma perché ce ne sono due? Averne una è utilissimo, ma due non mi servono proprio. Tieni, Dreamer, prendine una tu. Grazie! Vediamo. A giudicare dalla mappa città, il prossimo posto da visitare è Mineropoli. C'è una palestra, quindi potrei allenare i miei Pokémon che ho appena catturato. Sono sulla buona strada per diventare il migliore allenatore di tutti i tempi. Ci si vede? Ok, però... Voi due... La pratica è meglio della teoria. Ti va di lottare con me? Va bene. Vai, mio Pokémon! Harry, Scolaro! Che manda? Abra! Allora, questa lotta sarà forse difficile. Perché questo Abra dovrebbe avere intro forza. E intro forza, wow. No! 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 Non è giusto! No! Cosa? A raggio scossa? Oh mamma. Attacco rapido. Raggio... Ma tu sei pazzo! Cioè, raggio scossa inizio gioco! Te sei... Mamma... No, 400, ma... Non è facile vincere se non si hanno molti Pokémon fra cui scegliere. Stai scherzando, hai raggio scossa! Mamma mia! Te! Io e il mio Pokémon abbiamo fatto amicizia solo poco fa. Non so se abbiamo qualche speranza, ma mi piacerebbe lottare con te, ti va? Un secondo prima... Fammi curare, ti imploro. Intanto mappa città. Ok, posso vederla. Ok, col menu rapido, ok. Un secondo, mio Dio. Cioè...
No. Allora. Ok. Cioè, hai... Tu... Tu, a sinistra, avevi un'abra... devo mettere in pratica le cose che ho imparato, altrimenti me le dimentico. Cioè, tu avevi un'abra con raggio scossa. Ti rendi conto quanto sei una persona orribile? Allora, abra... Tu non devi avere una mossa di tipo fuoco, se no giuro mi arrabbio. Nel gioco originale loro avevano raggio scossa su raggio scossa, intro forza. Perché parlo? Perché? Questi cosi non avevano raggio scossa, avevano intro forza. Wow! Però hai... Allora, da una parte Abra è debole, per l'amor del cielo. Ma dall'altra il suo attacco speciale è veramente alto. Contando, vabbè, Tartuig è un difensore, quindi lasciamo stare. Ok. Mamma mia. Ho avuto un colpo quando ho visto l'attacco su Starly. Su Raptor. Allora, ok. Ok. Con tutto quello che ho studiato, pensavo di avere delle buone chance. Ma... Sapevo di fare meglio di così, ma la tua abilità mi ha impressionato. Se vuoi, puoi parlare al mio amico per farti dare... Non darmi raggio scossa. Non potete vedere la mia faccia, potrai... Buon... No, non lo hanno fatto. Cioè, con Cuor di Leone posso boostare chiunque. Dimmi, ti prego, che non è... Dimmi che l'hanno fatto fissa, cioè, nel senso che la utilizzo e non la consumo. Ti imploro. Allora, ok, non c'è altro. Tu però... Il tipo erba è debole contro il tipo fuoco, il tipo fuoco contro il tipo acqua, il tipo acqua contro il tipo erba. Queste sono le debolezze, grazie. Allora. Ma guarda, ti consideri un allenatore di Pokémon, ma non hai ancora il Pokécron? Lo sai cos'è, vero? Incredibile, sei un caso raro. Io sono quello che ha inventato il Pokécron. E ora li produco anche. Non solo, al momento sto portando avanti una campagna promozionale. Non devi far altro che trovare 3 clown a Jubilopoli. Se li trovi, avrai in regalo un Pokécron. E ora, la cosa che vi ho detto nello scorso episodio. Intanto lì ce n'è uno. Inizio episodio? Nello scorso episodio. Io, la prima volta che ho aperto questo gioco, non questo, ma l'originale su DS, non leggevo i dialoghi. Sono stato intrappolato in questa città, in questo evento, per mesi, perché non avevo letto, non sapevo cosa dovevo fare, e tipo il mio Chimchar, da quanto l'ho allenato, era arrivato al 100, solo perché andavo nell'erba alta e... sconfiggevo i Pokémon e mi piaceva, cioè... Oh, mamma mia. Ora scommetto i commenti verranno distrutti. Sono un clown della campagna promozionale del Pokécron. Ecco la mia domanda. Un Pokémon guadagna punti esperienza e diventa più forte se sconfigge altri Pokémon? Certo. Sì, risposta esatta. I Pokémon diventano più forti se sconfiggono altri Pokémon nella lotta. Alcuni Pokémon addirittura cambiano completamente. Questo fenomeno è detto evoluzione. Eccoti il coupon. Ok. Allora, il secondo... Intanto non possiamo uscire, esatto, se non abbiamo il Pokécron.
Ascolta un attimo, hai preso parte alla campagna promozionale dei Pokécron? Ah, grazie. Ah, pensate, un bambino di 6 anni che va là e dice: perché non posso uscire da questa città? Oh mio Dio, è la vergogna. Comunque tu, ciao, io sono un clown della campagna promozionale per il Pokécron. È possibile dare degli strumenti ai Pokémon? Sì. Sì, risposta esatta. Un Pokémon può avere con sé un solo strumento. In alcuni casi basta dare uno strumento al Pokémon perché abbia effetto. Nel caso delle bacche, invece, è il Pokémon a mangiarle quando ne ha bisogno durante la lotta. Eccoti il coupon. Ah, questo era il numero 3? Ok. E allora dov'è il numero 2? Ciao, io sono un clown della campagna, sì, grazie. Anche le mosse dei Pokémon hanno un tipo, come i Pokémon? Certo. Se la mossa è dello stesso tipo del Pokémon, la sua potenza aumenta. Eccoti il coupon. Ok, torniamo dal produttore. Ok, fammi vedere quanti Pokémon hai catturato. No. Ok, fammi vedere quanti coupon hai. Non so perché ho letto Pokémon, lasciamo stare. Userò il Pokécron. 1, 2 e 3. Fantastico, meraviglioso. Tieni allora. In cambio dei coupon ti consegno questo Pokécron. Puoi rendere il tuo Pokécron uno strumento ancora più versatile aggiungendolo alle app. Dai, premi R e prova a usare il tuo Pokécron. Il Pokécron. Puoi attivare il Pokécron premendo il pulsante R e le sue applicazioni toccando lo schermo. Per chiuderlo tieni premuto R. What? Oh mio Dio, non dirmi, ti prego. Ho già fatto 2000. Oh mio Dio. Wow. Non ci credo. Posso... No, lo posso rimuovere? Ok, tenendo premuto R si leva. Ok, se no alla fine gli screenshot fanno tutti schifo. Quindi ora... posso passare. Però... allora, potrei andare di qua. No, non ancora. Quindi, abbiamo finito. Sì, in questo episodio c'è solo Jubilopoli. Purtroppo. Vabbè. Poca roba, ma sostanziosa. Quindi, direi, vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o non mi piace. E nel prossimo episodio... andremo verso Mineropoli, ci faremo tutto il percorso. Quindi, niente. Vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o non mi piace. Ricordo ancora, scrivete nei commenti quale nome dovrei dare a Turtwig. E ripeto ancora, quando arriverò al punto in cui posso dargli il soprannome, lo cambierò. Il suo nome, intendo. Quindi, niente. Alla prossima. Ciao!